Buone notizie sul fronte occupazione in Friuli Venezia Giulia, un aumento di 17.400 occupati nel primo trimestre 2022, superato l'effetto Covid sugli inattivi e questa è l'indagine IRES Friuli Venezia Giulia sui dati Istat. Nel primo trimestre del 2022 il numero di occupati del Friuli Venezia Giulia stimato dall'Istat è infatti pari a 516.300 unità, 17.400 in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, un aumento del 3,5%, quando l'economia era ancora negativamente condizionata dalle restrizioni introdotte per fronteggiare la pandemia. Anche nel confronto con i primi mesi del 2020, quando gli effetti dell'emergenza Covid non avevano ancora avuto un impatto tangibile sul mercato del lavoro, si rileva una crescita di 6.500 unità. Lo rende noto il ricercatore dell'Ires Friuli Venezia Giulia Alessandro Russo che ha rielaborato i dati Istat. La ripresa dell'occupazione in questa fase di superamento della crisi sanitaria, ha spiegato Russo, ha riguardato principalmente il lavoro dipendente, un aumento di 15.200 Unità su base tendenziale. Il tasso di disoccupazione, per contro tra i 15 e i 74 anni, si è attestato al 5,6%, un 6,8% per la componente femminile e il 4,7% per quanto riguarda i maschi. Rispetto allo scorso anno sono diminuite le persone inattive, una diminuzione di 10.800 tra la fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni, pari a una diminuzione del 4,9%. Ossia quelle che non lavorano nemmeno sono attivamente alla ricerca di un nuovo impianto. Non bisogna infatti dimenticare che nella fase più acuta della crisi sanitaria era aumentata notevolmente l'inattività più che la disoccupazione per effetto di maggiori carichi familiari, soprattutto per le donne con figli a seguito della chiusura delle scuole, dalle forti limitazioni agli spostamenti, dal blocco dell'attività di molti settori produttivi, tutti fattori che rendevano difficile la ricerca di un lavoro. Nel frattempo è rallentato il ricorso agli ammortizzatori sociali nel periodo compreso tra gennaio e aprile del 2022. Sono infatti state autorizzate 3,7 milioni di ore di cassa integrazione, una diminuzione del 73,7%. E nel primo trimestre del 2022 sono diminuite anche le aperture di partite IVA. Si parla di un numero in regione pari a 3.461, un dato inferiore al 4,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.